Voglio fingere, ma no, ma perché ho scoperto che alle conferenze è molto più interessante dire davvero quello che pensi, Certo, sono cioè, d'accordo. perché è un po' a teatro, no? Quello che io intendo il teatro, cioè un corpo a corpo. Quindi sprecare questa opportunità per, no, mettersi appunto una maschera, no? Dopo questa bellissima esposizione, no, ma. Beh, la sfida c'è sempre, comunque, no? In qualsiasi ruolo. A me del personaggio mi piaceva molto che è un buono. In fin dei conti è un buono, un po' cinico, perché comincia, no? Il film con un incontro a uno speed date e si capisce che lui va. Tutti i giovedì sera allo speed date, tutti i giovedì sera si porta a casa una, tutti i giovedì sera fa quello che vuole, fa sesso, e sia lui che lei sono d'accordo. E questa è una cosa sana. Io in sceneggiatura era, ah, oh, che bello, fanno quello che vogliono, proprio lui e lei, senza nessun coinvolgimento, lei soffre, lui soffre. No, 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 cioè si incontrano per fare quello. E però poi succede che incontra qualcun'altra e lì si innamora, si apre, si mette in gioco. Quindi io, dal mio punto di vista, ho interpretato una storia di amore tra appunto un uomo che tenta in tutti i modi di non lasciarsi andare e appena si lascia andare, insomma, soffre, no? E capita tutto quello che capita. Quindi la cosa più difficile forse è stata quella di andare ad indagare su cosa significa lasciarsi ferire, cosa significa mettersi in gioco, cioè sull'aspetto proprio dei sentimenti, questo. Grazie.